Il Vangelo di oggi ci permette di trovarci faccia a faccia con l'amore di Dio. Gesù, con tenerezza, perdona una donna trovata in flagrante adulterio. A un primo momento, i protagonisti di questo brano sembrano gli scribi e i farisei, che conducono da Gesù la donna per metterlo alla prova e avere un motivo di accusarlo. Se lui la perdona, va contro la legge. Se la condanna, contraddice al suo messaggio d'amore. Gesù però è al centro con il suo atteggiamento di misericordia. Lui non si smette a discutere con loro, né tenta di difendere la donna. Lei, da parte sua, non fa una riflessione su se stessa, non manifesta pentimento, non fa una richiesta di perdono. In silenzio, Gesù si china a scrivere per terra. Il suo amore è così grande che con il suo gesto mostra di voler salvare anche gli accusatori. Quel silenzio di Gesù li sconcerta, perciò continuano ad insistere. Allora Gesù li invita a guardarsi dentro, con una parola sorprendente che li mette al muro. Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E all'improvviso tutto cambia. Se ne vanno uno dopo l'altro. Proviamo perciò a rivivere questa bellissima scena, sentire i passi degli accusatori che tornano indietro. Fissiamo lo sguardo su Gesù e sulla donna, che rimangono soli. È un incontro personale, intimo, profondo, dove Gesù, mettendosi in piedi e guardandola con amore, prende l'iniziativa del dialogo. Pronuncia la parola risanatrice che riserva su di lei nuova pace e un futuro di speranza. Neanch'io ti condanno. Non ti riprovero né ti giudico, soltanto ti invito ad essere d'ora in poi una donna libera dal peccato, da quel peccato che ti rendeva schiava e ti faceva percorrere sentieri di morte. Gesù le restituisce la sua dignità chiamando la donna, come ha fatto con sua madre alle nozze di Cana e ai piedi della croce. Qui si manifesta la tenerezza divina che le dà una nuova opportunità come la dà ogni giorno ad ognuno di noi. Domandiamoci, sono come coloro che con i sassi in mano sono pronti a gettarli sui fratelli e sorelle, buttando loro in faccia gli sbagli, umiliandoli davanti agli altri? O sono anch'io l'adultera, infedele alla parola di Dio, per seguire altri dei, il piacere, il potere, la vanità? Oggi anche per noi risuona la sua voce che ci dice: neanch'io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più.